devo trovare un modo per spiegare alle persone che non sono matta, ma che sono, cioè, è proprio il mio modo di vivere la vita, la musica, e proprio la mia ambivalenza di tutti i giorni, quindi il ballare, il piangere, cioè io posso essere la persona più solare del mondo e tenere dentro di me dei fantasmi che conosco solo io e che mi piace il fatto che solo io conosco, quindi è un po' questo, cioè mi sono messa lì ad ascoltare tutte le canzoni cioè, ho provato a ragionare in visione di rendere questa differenza tra i miei brani e tra i miei mood come un punto di forza per il disco, non come un punto a sfavore. E quindi ho voluto puntare proprio tutto su quello, capito? Su questa contrapposizione del ballare, del piangere, così che, tra virgolette, andavo a giustificare, ma anche a spiegare quello che volevo da questo disco. Cioè, non mi andava, nel senso mi dava fastidio pensare di dovermi incanalare in una cosa sola. Quindi, tipo, no, Ok. è un disco techno, no, ok, questo deve essere un disco acustico, un disco più pop, no. Cioè, io sono così e mi dà fastidio quando vedo artisti, o comunque in generale mi sento di dovermi snaturare o di dovermi incanalare in qualcosa, capito? E quindi ho detto, ok, no, perché non posso far uscire un disco con pezzi totalmente con delle vibes diverse, piuttosto te lo spiego e ti dico, ok, baso tutto su questo, cioè questo disco è così, se vuoi piangere ascolta questa canzone, se vuoi ballare ascolta questa canzone, se vuoi entrare in mood e non sai neanche tu come ti senti, ascolta questa, capito? Ah, diciamo che questo brano, cioè io non lo so, mi sono messa lì e ho detto, ok, mi piace quando ascolto un progetto e per me ha un senso. E quindi per me l'intro del disco è molto importante, cioè quando ascolto i progetti anche di altri artisti, la prima traccia per me è tipo, non so, è come, non so, il biglietto da visita per il mio progetto, no? E quindi cioè, quando ero lì che provavo a scegliere il brano che potesse rappresentare il mio disco, che provavo a scriverlo, ogni volta dicevo, boh, non lo so, cioè non mi sembra che questa cosa possa rappresentare me al 100%. Perché per Umilia all'inizio non volevo che uscisse, cioè per me quel brano era tipo, ok, c'è cioè un brano che ho scritto sotto la pioggia, sotto la doccia, da sola, tipo piangendo, cioè a un certo punto ero sotto la doccia e inizio a canticchiare questa roba, prendo il telefono, mi metto così, inizio a scrivere tutta la canzone. E quindi per me era un brano proprio tipo per me stessa, capito? In cui dicevo delle cose che non avevo mai detto ad alta voce, non avevo mai voluto mettere in musica perché mi sembravano troppo personali. E ho detto, vabbè, magari questo brano lo posso usare, che ne so, sui social per fare un video, un giorno che me la sento, non avevo mai pensato di davvero farlo uscire. Però mi rendevo conto che quando le persone tipo lo ascoltavano, cioè magari facevo ascoltare i vari miei brani, mettevo quello e la gente diceva, minchia, cioè, e continuavo a parlare di questo brano. E quindi dicevo, ok, forse non ha senso che io questo brano lo tenga per me, cioè se è così forte ci sta a condividerlo, e soprattutto ho scelto di usare quello come intro perché credo che mi renda davvero una persona, nel senso mi dia un corpo, un'anima e una storia che a volte è difficile trasmettere quando fai arte, soprattutto quando magari fai musica, perché provi a cantare cose che comunque possono piacere, mettendoci il tuo, però quello è stato veramente l'unico brano in cui ho buttato tutto, ma solo per me stessa, capito? Cioè, non mi interessava che chi l'ascoltasse, che piacesse a chi l'ascoltasse. Cioè, l'ho scritta e ho detto, ok, bello. Cioè, volevo fare un pezzo così, così forte, perché da sempre volevo fare un pezzo così e non ce l'ho mai riuscita. E poi ho pensato, ok, no, cioè, questo deve essere l'intro del mio disco, perché comunque credo che quando tu ascolti quello come primo brano, ti resta impresso, capisci che sono anche una persona con una storia e magari hai anche più voglia di ascoltare le altre cose che ho da dirti. E poi, comunque, ascoltando gli altri pezzi, ti rendi conto che non è, cioè, se fossero stati tutti pezzi come per Umilia, sarebbe stato veramente
pesante. Sì. Però poi dopo c'è Cassaforte, capito? Che comunque per me la musica non è egoistica. Cioè, nel senso, quando vado in studio e vado con dei produttori, la prima cosa che dico sempre è: fai tu. Cioè, tu sei qui, per me sei un... Cioè, non... nel senso, anche tu sei un artista, non è che perché lavori con più persone o comunque... Cioè, tu hai la tua idea, avrai quello che ti piace fare e uniamo quella cosa, capito? Quindi, per dirti, io ho iniziato a fare pezzi così elettronici perché un produttore con cui lavoravo mi ha fatto fare degli ascolti, mi ha portato in quella dimensione e io ogni volta che sono in studio, cioè... Dico sempre, non avere limiti, capito? Cioè, se vogliamo fare un pezzo che va in quella direzione, facciamolo andare in quella direzione. Cioè, non mi piacciono le cose tipo, però non esagero, e se no magari no. Cioè, voglio fare quel pezzo, faccio quel pezzo, cioè facciamo quello che vogliamo fare, perché non lo so, ripeto, non mi piacciono le cose finte. E tipo, Amore, che è l'ultimo brano del disco, io sono andata proprio in studio con una reference di un brano che stavo ascoltando tutti i giorni, tutto il giorno, che minchia, erano 200 bpm di pezzo. Ho detto no, cioè io devo fare un pezzo così, mi piace troppo, cioè perché devo ascoltarlo da altri se sono una cantante e posso farlo, capito? Lo scrivo io, mi ascolto il mio. Allora, ti dico, per me questa è una chiusura, nel senso che è proprio tipo la chiusura di cose a cui stavo lavorando da tanto tempo. E io da tanti mesi, cioè non da tanti mesi, però è da un bel po' di tempo che non sto scrivendo, perché ho voluto proprio mettere tutte le mie energie su questa cosa e su me stessa. Cioè io questi mesi li ho passati a fare cose che non avevo mai fatto, ovvero tipo vivere la mia vita. E quindi cioè ora sono in una fase in cui voglio che si chiuda questo capitolo e durante tutta questa chiusura sto vivendo io emozioni nuove, sto facendo cose nuove, mi sto mettendo alla prova. E voglio ritornare in studio quando questo progetto sarà uscito, quando avrò fatto, non dico tutte le cose che voglio fare, però avrò vissuto al massimo questi mesi e avrò davvero tantissime cose nuove da raccontare. Cioè, io sto vivendo questi mesi tipo pensando: ok, questa cosa la posso dire in una canzone? Ha senso farla, facciamola. Ci sta. E quindi tipo con questo plot twist di dire: boh, sì, lo faccio perché magari mi ispira, mi fa pensare a delle cose nuove e può essere fonte di scrittura, di idee.